grazie comunque di essere intervenuti. Aspetta, è che mi stanno mandando la prima pagina, devo solo dargli via libera e poi sono da voi. Vi chiedo scusa per il ritardo, ma purtroppo sono rimasto imbottigliato sulla via. Credo che voi ne sappiate qualcosa, visto che io la faccio una volta all'anno e voi la fate un po' più spesso. Sì, direi che va bene. Do l'ok e partiamo. Allora, adesso voi mi domanderete, ma sei matto a fare un libro su Berlusconi, visto che non se ne sente più parlare, non si sa se sia vivo, se sia morto, speriamo che abbia lunga vita, insomma politicamente non sembra più così centrale, però io questo libro l'ho scritto in campagna elettorale fidandomi dei giornali. Mai fidarsi dei giornali, soprattutto se uno ci lavora e dovrebbe essere vaccinato. I giornali raccontavano, ve lo ricorderete, in campagna elettorale che c'era una rimonta pazzesca, che stava tornando, che era in forma smagliante, che non ce n'era più per nessuno, che era ringiovanito, era andato pure a Merano a farsi la prova costume. E quindi io mi sono preoccupato, ho detto oddio, avevo giurato a me stesso di non scrivere mai più un libro su Berlusconi, avendone già fatti tanti, però è anche vero che l'ultimo risaliva 10 anni fa, nel frattempo io ho anche 2 figli che votavano, uno per la prima volta, l'altro per la seconda, e che non si erano mai interessati a questo personaggio, nel senso che nel momento in cui si affacciavano alla carriera di elettori, si pensava che il problema fosse già stato risolto. E allora ho detto, vabbè, facciamo una summa, facciamo un quadro completo. Io mi ero dedicato a vari aspetti della sua vita, sia politica, sia aziendale, sia criminale, ma non mi ero mai dedicato a fare una cosa biografica complessiva. E ho detto, vabbè, facciamo un po' un riassunto delle puntate precedenti, dei primi 82 anni, di vita e malavita, e poi vada come vada, insomma, sicuramente molti saranno interessati, sia quelli che hanno dimenticato, sia quelli che vogliono ripassare, sia quelli che non hanno mai saputo nulla perché sono troppo giovani e fortunati per avere vissuto gli anni che abbiamo vissuto noi. Faccio questo libro e intanto ve lo scrivevo rapidissimamente. Poi avrete penso la nuova edizione, che è priva di errori, ma la prima edizione è veramente piena di refusi perché l'abbiamo scritto in qualche notte. Continuavo a leggere sui giornali di questa irresistibile rimonta, di questa forma smagliante, di questo prodigio vivente che stava dando lezioni e distacco a tutti quanti. Si diceva che sicuramente sarebbe arrivato davanti a Salvini, che sarebbe rimasto quindi lui ancora una volta il capo del centrodestra, insomma l'immortalità. Poi però campagna elettorale andava avanti e dopo mesi e mesi che nessuno lo vedeva, se non in fotografia, apparizioni, gli ingressi a Palazzo Grazioli così un po' sfocati, abbiamo cominciato a vederlo nei dibattiti, a Porta a Porta, persino da Fazio è andato, e poi faceva naturalmente la sua campagna elettorale, faceva riunioni con gli industriali, faceva riunioni con i commercianti. Concommercio in particolare qui a Roma organizzò una serie di incontri con i candidati premier per metterli alla prova sui temi che interessano i commercianti. I commercianti sono gente concreta, sono gente che ovviamente i soldi li sa pesare molto bene perché ci lavora tutti i giorni. E lui proprio davanti alla Confcommercio, probabilmente ve lo ricordate, tentando di acchiapparseli, disse: vi ricordate quando il mio secondo governo aumentò le pensioni a 1000 lire?
in sala ci fu un certo disorientamento, anche perché il secondo governo era nato nel 2001, le pensioni, alcune pensioni minime furono aumentate nel 2002, c'era già l'euro, e lui ha aggiunto, e all'epoca 1.000 lire al mese bastavano. C'era una vecchia canzoncina, se potessi avere 1.000 lire al mese, è del 1938 però, non, nel 38 bastavano e avanzavano 1.000 lire al mese, nel 2002 dubito, anche perché c'erano gli euro. Poi sapete che lui ha sempre intorno delle badanti che gli cambiano il pannolone, hanno anche il compito di dargli dei calcetti sotto il tavolo quando spara una cazzata. Infatti dissero euro, erano euro, allora lui, invece di fare la cosa più semplice, ha fatto la cosa più complicata, ha detto, ah scusate, mi correggono, ho fatto un lapo, ho avuto un lapsus, non era per aumento delle pensioni a 1.000 lire, ma a 1.000.000 di euro. altro brusio nella sala dei commercianti, che a differenza di Berlusconi il senso del denaro ce l'hanno e la distinzione fra lira e l'euro ce l'hanno ben chiara. E lì ho avuto i primi dubbi su questo ritorno in gran forma. Sembrava un filino rintronato, no? Però dico, magari capita alle volte. Il giorno dopo fa un dibattito televisivo da Vespa e dice, si ricorda Vespa quando praticamente il mio governo ha fatto finire la guerra fredda e entrare la Russia nella NATO? Vespa naturalmente ha detto che ricordava perfettamente, peccato che i due eventi non si fossero mai verificati, nel senso che la guerra fredda è finita col crollo del muro di Berlino 1989, lui è entrato in politica nel 94, quindi non ci siamo. Secondo, la Russia non è mai entrata nella NATO né mai ci entrerà, in questi giorni Trump sta chiedendo agli alleati di aumentare le quote, no? Ma la NATO è l'alleanza atlantica, che cosa c'entra la Russia che sta in Oriente, che è sempre stata a capo dell'alleanza dei paesi dell'est, del patto di Varsavia? Eppure lui evidentemente si è convinto di aver fatto entrare la Russia nella NATO e non c'è nessuno che abbia il coraggio di contraddirlo, tantomeno Bruno Vespa, che sarebbe pagato anche apposta, no, per contraddire un politico che mente su, anche su cose così palesemente fasulle. E lì ho detto, oh. I giornali il giorno dopo dicevano, anche ieri Berlusconi in gran forma porta a porta, oh. Se lo dicono loro. Il giorno dopo ancora fa un altro dibattito su Mediaset, giocava in casa e disse una cosa che gli avevano suggerito i suoi sondaggisti, la Ghisleri eccetera, perché avevano capito che Salvini stava andando molto bene in campagna elettorale pigiando sempre sul tasto dei migranti, e allora anche lui ha voluto dire qualcosa. Mica poteva dire, vi ricordate quando ho fatto una sanatoria per 900.000 clandestini che dall'oggi al domani sono diventati regolari? Questo non lo poteva dire, non poteva neanche dire, vi ricordate quando ho fatto la seconda sanatoria nel mio terzo governo e ne ho regolarizzati altri 300.000 con Maroni? Era meglio non ricordare, non rimbangare. Che cosa ha detto? Ha detto, ho saputo che i clandestini, quando svaligiano le nostre case, puntano dritto al frigorifero, lo aprono, prendono il bottiglione dell'olio e lo bevono a canna. Me l'ha detto una signora. E lì mi sono domandato che cazzo deve avergli detto sta signora perché lui capisse una cosa così stravagante. Nel senso che o ha incontrato la signora più stupida del mondo che intanto l'olio lo tiene in frigo, io non conosco nessuno che tiene l'olio in frigo. Signora talmente stupida da imbattersi nel rapinatore di ville più stupido del mondo, cioè uno che avendo a disposizione, dopo i rischi che corri a entrare in una casa dopo averla scassinata, eliminato l'allarme, arrampicato sulle grondaie, sui cornicioni e rischiato l'arresto, entri finalmente in casa e che cosa fai? Invece di prendere il televisore, lo stereo, i gioielli, i contanti, puntare alla cassaforte, furbo, dove vai te? Al frigo. E tra le varie cose che ci sono in frigo, cosa prendi? Il bottiglione dell'olio. E cosa fai col bottiglione dell'olio? Te lo bevi. Pensate la schifezza di scolarsi un intero bottiglione di olio. A quel punto qualcuno, Berlusconi avrà visto che in studio c'era qualcuno che faceva tanto di occhi, no? Perché anche i suoi standard di cazzata erano stati ampiamente superati. E a quel punto lui disse, guardate che me l'ha assicurato una signora, e questi qui hanno risposto
Questi qui hanno risposto: ma la signora non può averle detto una cosa del genere, perché non sta né in cielo né in terra. Lui allora ha risposto: ci sono le prove, perché la polizia ha preso le impronte delle labbra sul collo del bottiglione. Ora, l'immaginare che la polizia scientifica faccia il guanto di parafina alle labbra dei rapinatori clandestini per accertare se ci sono impronte, ma come fai a accettare le impronte delle labbra? E poi quante volte volete che sia capitato? Magari è capitato perché un matto a un certo punto ha preso l'olio pensando che fosse alcol, che ne so. Ma l'idea che lui lo raccontasse in televisione dicendo che è una nuova tendenza del clandestino medio quello di bere l'olio dal bottiglione, era una cosa abbastanza stupefacente, che lui ha detto per dire che, quindi, visto che ci bevono l'olio a tutti quanti, i clandestini andavano tutti espulsi, e quando dice tutti, lui dice tutti, e fa anche la cifra: 632.000 ha detto che ne avrebbe espulsi, perché lui è convinto che in Italia ci siano 632.000 clandestini. Come faccia a saperlo? Non si sa, visto che, essendo clandestini, nessuno lo sa quanti sono, ovviamente. Però lui, quando mente, mente al dettaglio, con le virgole, con i decimali, con i centesimi addirittura, per renderle più credibili le sue bugie. E quindi anche quella è passata. Devo dire che quella infilata, le pensioni a 1000 euro, Putin nella NATO e il clandestino che svaligia la villa e porta via, anzi beve, il bottiglione e va via a mani vuote, naturalmente, che una volta bevuto il bottiglione ha esaurito la sua missione, quindi se ne va, mi ha dato, se non la certezza, almeno un fortissimo sospetto che fosse completamente rincoglionito. Però i giornali continuavano a scrivere che era informissima. Perché lo scrivevano? Perché erano talmente terrorizzati dal successo della Lega a destra e dei 5 Stelle dall'altra parte, che taroccavano proprio la realtà. Addirittura i sondaggi, abbiamo poi scoperto dai risultati elettorali, che invertivano i sondaggi di Forza Italia e della Lega, davano la Lega al 13 mentre al 13 c'era Forza Italia, e davano Forza Italia al 17 mentre al 17 c'era Salvini. Comunque, questo è. Tanto il libro era uscito e adesso è andata come è andata. Scusate, ma mi stanno massacrando le palle dal giornale, perché successo qualcosa di importante. No, è successo un casino a Trapani. No, ve lo dico anche a voi, perché sennò sembra. È successo un casino a Trapani perché sapete che Salvini voleva far arrestare due migranti da una nave come se fosse un magistrato. Di solito gli arresti li dispongono i giudici. Salvini si crede anche giudice. PM, GIP, Tribunale dell'Esame, Cassazione. Quindi, dato che non poteva tenere questa barca al largo, soltanto perché lui pretendeva di arrestare due persone che, se andranno arrestate, probabilmente andranno arrestate, ci penseranno i giudici, pare che sia intervenuto Mattarella a telefonare a Conte perché spiegasse a Salvini che lui è il Ministro dell'Interno e non è un magistrato, e quindi gli arresti ancora non li fa il Ministro dell'Interno, per nostra fortuna. Quindi è successo questo e dobbiamo cambiare, sono la prima pagina. Va bene, chiusa la parentesi. Poi arrivano le elezioni e le elezioni dimostrano che non era vero niente. Non era vero niente che era in rimonta. È vero che, insomma, ha preso una bella batosta rispetto alle elezioni precedenti, che poi tutto sommato batosta non è, perché se voi pensate che uno pregiudicato, espulso dal Parlamento per indegnità, prescritto 9 volte, col braccio destro in galera per mafia, una sentenza che dice che lui ha pagato, lui Berlusconi ha pagato la mafia per 20 anni, per 19 anni esatti, fino al 92, cioè potrebbero aver usato anche i suoi soldi per comprare il tritolo per uccidere Falcone e Borsellino, che ne ha combinati tutti i colori, ha comprato testimoni, ha comprato senatori, ha comprato mignotte, ha comprato finanzieri, ha comprato magistrati, ha comprato sentenze, ha comprato politici, eccetera. Per giunta rincoglionito, è riuscito a prendere 4 milioni e mezzo di voti. Voglio dire, tutti in quelle condizioni vorrebbero essere
sconfitti come lo è stato lui. Pensate, in un altro paese uno così, ma gli riderebbero in faccia se si presentasse, e invece lui si presenta, e quando gli va malissimo, al punto più basso della sua carriera, 4 milioni e mezzo di voti. A che cosa gli servono? Gli servono per cercare di influenzare il più possibile il corso degli eventi. E voi sapete che cosa è successo dopo. Si sono, grazie a questa legge elettorale che lui stesso aveva scritto insieme a Renzi e che anche Salvini aveva votato, che si chiama Rosatellum, si potevano fare delle finte coalizioni che duravano il giorno delle elezioni e che poi la sera si scioglievano perché ciascuno dei coalizzati se ne andava per i fatti suoi. E lui aveva presentato una finta coalizione formata da Salvini, Meloni e se medesima. Coalizione che tutta insieme, se fosse veramente esistita come coalizione, se avesse avuto un programma comune, se avesse avuto degli intenti comuni, tutta insieme faceva il 37% dei voti. Quindi insieme il cosiddetto centrodestra ha preso più di quello che hanno preso i 5 Stelle, che vanno sempre da soli e quindi vanno calcolati da soli, 32,5%. Poi c'è il PD che ha preso il 19, il 18 e qualcosa, con i suoi alleati ha preso intorno al 22. E quindi si è scoperto che non c'era nessuna formazione politica e nemmeno nessuna coalizione che avesse i numeri per fare il governo da sola, nessun problema. Nei paesi che hanno la legge elettorale proporzionale è normale, per esempio capita in Spagna, per esempio capita in Germania. Germania era appena successo, si era votato in autunno dell'anno scorso, la Merkel aveva preso più o meno i voti dei 5 Stelle, circa poco più del 30%, i socialdemocratici avevano più o meno preso quello che hanno preso il PD e la Lega, 17-18%, altri partiti avevano preso di meno. La Merkel ha cercato prima di fare una coalizione con i Verdi e con i liberali, poi non c'è riuscita perché non andavano d'accordo su vari punti del programma, e allora ha deciso di fare la coalizione con quelli che erano stati i suoi alleati nella precedente legislatura, cioè i socialdemocratici della CDU. E alla fine ha fatto un governo, ed avendo preso lei più voti rispetto ai socialdemocratici, lei ha fatto il cancelliere. La stessa cosa si doveva tentare di fare in Italia, infatti Mattarella ha detto ai partiti, visto che nessuno di voi ce la fa da solo, provate a fare delle coalizioni, ha cominciato a esplorare, no? Vi ricordate che ha chiamato prima la presidentessa del Senato di Forza Italia, la Casellati Alberti Serpelloni Mazzanti Vien dal Mare, la quale ha chiamato il centrodestra per vedere se si voleva alleare col PD. Ma il centrodestra era formato da Berlusconi, che voleva allearsi col PD, e dalla Lega e dalla Meloni, che non volevano allearsi col PD. Allora ha provato a vedere se il centrodestra si voleva alleare con i 5 Stelle, e la Lega e la Meloni sarebbero stati anche disponibili a allearsi con i 5 Stelle, ma Berlusconi non voleva assolutamente allearsi con i 5 Stelle. Berlusconi disse, ricorderete, i 5 Stelle al massimo li chiamo a pulire i cessi a Mediaset, che tra l'altro c'è anche un sacco di merda da portare via nell'Italia dai tempi dello Stalier Magno, quindi ce ne sarebbe anche necessità. Ma questo era l'apprezzamento che Berlusconi dava dei 5 Stelle. A quel punto la Casellati, Serbelloni eccetera si è arresa, ha restituito il mandato esplorativo a Mattarella, che ha dato il mandato opposto a Fico. Fico prova a vedere se il PD e gli altri piccoli alleati del PD, e anche magari i Liberi Uguali, che era, non era alleato ma stava a sinistra del PD, vogliono allearsi con i 5 Stelle. E lì è successa un'altra cosa che può succedere solo in Italia, cioè il segretario, sia pure reggente, del partito, Martina, meglio detto autoreggente, perché uno che se non si tiene su da solo crolla, non lo tiene su nessun altro, il povero Martina, insomma, parlandone da vivo, ha detto sì, siamo disponibili almeno a sederci al tavolo con i 5 Stelle per vedere il programma. Non si trattava di fare un'alleanza di ferro, si trattava di fare quello che chiamiamo il contratto di governo, no? Vediamo su quali punti siamo d'accordo e se ce n'è un certo numero decidiamo di fare un contratto per realizzare questi punti. Se altri punti non ci vedono d'accordo, pazienza, quelli li accantoniamo. È quello che ha fatto la Merkel in Germania con i socialdemocratici, scrivendolo prima quello che farà il governo.
Quindi tutti aspettavano la famosa direzione del partito che doveva ufficializzare la linea che aveva dato il segretario autoreggente Martina, ma poi Renzi è andato da Fazio. Voi direte, e chi se ne frega, Renzi non è più il segretario, ha preso la batosta più catastrofica della storia del centro-sinistra, ha portato un partito che lui stesso aveva portato al 41% alle europee del 2014, al 18%, cioè ancora parla, no? Questo due. E invece si parla da Fazio, e appena parla da Fazio e dice che lui assolutamente non vuole nemmeno sedersi al tavolo, non dico non vuole allearsi, non vuole nemmeno parlare con questi qua, improvvisamente nel PD si crea il fuggi-fuggi generale, spariscono tutti e a Fico nessuno dà la famosa risposta. Fico è ancora lì che aspetta teoricamente, perché nessuno lo ha avvertito che non se ne faceva più nulla. Sta di fatto che a un certo punto Mattarella l'ha capito, infatti ha minacciato i partiti, ha detto: se non trovate una coalizione per fare un governo politico, io vi rimando alle elezioni. E in attesa delle elezioni, dato che la gestione delle elezioni non può essere affidata al governo Gentiloni, che rappresenta ormai se stesso, faccio un governo tecnico che dura qualche mese. E lì la minaccia si è fatta pesantuccia, perché ha tirato fuori la faccia di Cottarelli. Avete presente la faccia di Cottarelli? È una minaccia vivente, sembra Lurch degli Adams, no? Un personaggio che anche simpatico poi quando uno lo conosce, però appena uno vede la foto si tocca. E infatti la minaccia di Cottarelli ha funzionato a meraviglia, perché Berlusconi, spaventato da nuove elezioni dove Salvini se lo sarebbe mangiato vivo o morente, insomma quello che è putrefatto, ha detto: per carità, elezioni mai. Il PD la stessa cosa, dice: per carità, con Martina dove andiamo? Già abbiamo preso una batosta con Renzi, figuriamoci se esibiamo l'autoreggente nel caos più totale. Quindi ovviamente hanno cominciato a trafficare, ma Berlusconi e il PD insieme non facevano la maggioranza, e quindi Berlusconi ha capito che l'unico modo per evitare le elezioni era quello di prendere sua moglie Salvini e di dirle: se vuoi cornificarmi con i miei peggiori nemici, che io manderei soltanto a lavare i cessi di Mediaset, fai pure. L'importante è che nasca un governo e che non andiamo alle elezioni, perché io sono fottuto altrimenti. È così che nasce questo stranissimo governo, che non è però presieduto da quelli che normalmente dovrebbero presiederlo, cioè dal partito più forte, cioè dai 5 Stelle. Perché non c'è Di Maio premier? Questa è una cosa che non è stata abbastanza spiegata, perché devo dire che va abbastanza ad onore di Di Maio. Di Maio ha tanti difetti, però ha un pregio: non ha mai voluto stringere la mano lurida di Berlusconi, mai. È l'unico politico che io ho visto in tanti anni che si è rifiutato non solo di stringergli la mano, ma pure di parlargli al telefono. Proprio non vuole avere rapporti con Berlusconi, un po' perché sa che i suoi elettori lo lincerebbero, un po' perché evidentemente, insomma, quello che dicono i 5 Stelle di Berlusconi, e cioè che è uno che ha finanziato la mafia, peraltro non lo dicono i 5 Stelle, lo dice la sentenza della Cassazione su Dell'Utri, evidentemente li ha indotti a trarne delle conseguenze politiche. E quindi Salvini ha avuto il permesso da Berlusconi di fare il governo con i 5 Stelle, ma non ha avuto il permesso di consentire ai 5 Stelle di mettere Di Maio premier. Quindi Berlusconi, con i suoi 4 milioni e mezzo di voti, il suo 13%, che secondo i sondaggi è già diventato l'8, il 7 o il 6, perché Salvini se lo sta magnando, ancora è riuscito a ottenere un risultato. Non più quello di decidere lui chi fa il premier, ma almeno quello di decidere chi non deve fare il premier. E così nasce la figura di Conte, che è sì indicato dai 5 Stelle, ma non è iscritto ai 5 Stelle, non rappresenta il Movimento 5 Stelle, rappresenta una figura terza che sta sopra sia ai 5 Stelle sia alla Lega. Perché vi dico questa cosa? Perché c'è stato un momento in cui sembrava che Di Maio ce la potesse fare a diventare premier, perché Berlusconi chiedeva di essere politicamente riconosciuto da Di Maio, cioè chiedeva a Di Maio un atto di genuflessione,
e di rispetto. È una cosa un po' mafiosa, ma assolutamente coerente con la storia del personaggio, cioè voleva che Di Maio in qualche modo facesse vedere che rispettava e riconosceva l'autorità di Berlusconi. Questo è iniziato quando Centrodestra e 5 Stelle, visto che il PD stava sull'Aventino, vi ricordate che il PD non partecipava, non voleva parlare con nessuno, non c'era per nessuno, non chiamatemi, non ci sono, allora gli altri hanno dovuto eleggere i presidenti delle due Camere, quindi hanno deciso uno al Centrodestra e uno ai 5 Stelle. Dopodiché Centrodestra, per ragioni che non conosco, Salvini ha deciso di mollare la presidenza del Senato a Forza Italia, affari loro. Ma in ogni caso, in quei giorni, per votare Fico presidente della Camera, Berlusconi ha detto: però Di Maio mi deve incontrare. Infatti Salvini faceva da intermediario, diceva: Di Maio incontralo, Di Maio no, non lo incontro. Allora gli proponevano: ma telefonagli. Assolutamente no, non gli telefono. Ma allora ricevi una sua telefonata. Assolutamente no, se mi chiama non rispondo. Un giorno Berlusconi fa chiamare Di Maio dalla batteria del Viminale. La batteria del Viminale è un centralino di polizia tramite il quale i politici chiamano chi vogliono, perché è una batteria che ha tutti i numeri di telefono d'Italia. A me ogni tanto mi capita che mi chiamano: pronto, batteria del Quirinale, la cerca l'onorevole Tal dei Tali, ci vuole parlare? Di solito rispondo no grazie, metto giù. E la stessa cosa ha fatto Di Maio: pronto onorevole Di Maio, questa è la batteria del Viminale, la cerca il presidente Berlusconi, gli vuole parlare? No, clic. Un giorno Brunetta è a Palazzo Grazioli, dato che ha il numero di Di Maio, Brunetta chiama Di Maio: pronto Di Maio, sono Brunetta, dimmi, sono qui col presidente, te lo passo. No, clic. Era diventato una specie di stalker Berlusconi, cioè stava perseguitando sto povero ragazzo giorno e notte. Ormai ogni volta che gli appariva telefonata da numero sconosciuto temeva che fosse Berlusconi sotto mentite spoglie, e quindi non rispondeva più a nessuno. Ma il massimo lo si è avuto nei giorni in cui si stava formando il governo. Vi ricordate le riunioni che facevano Di Maio e Salvini con i loro rispettivi staff? In quei giorni Berlusconi aveva un problema. Si stava già pentendo di aver autorizzato Salvini a mettergli le corna. Perché? Perché ovviamente si avvicinava il momento in cui la Lega e i 5 Stelle dovevano decidere chi faceva il ministro delle uniche due cose che interessano Berlusconi da quando è nato. Oltre alla gnocca, però quella non c'è il ministero della gnocca. Le altre due cose che interessano Berlusconi sono il ministero della giustizia e il ministero delle poste e telecomunicazioni. Perché uno gli deve fare le marchette per le sue televisioni e l'altro gli deve fare le marchette per i suoi processi. Quindi lui, da quando è nato praticamente, decide i ministri della giustizia e i ministri delle telecomunicazioni. Ai tempi di Craxi non c'era problema perché erano a sua disposizione. Quando è tramontata la Prima Repubblica e ha dovuto andare lui in politica a fare le cose che prima gli facevano Craxi e gli altri, non c'è stato problema lo stesso, perché ovviamente il ministro della giustizia del suo governo lo decideva lui. Infatti ci ha tentato di metterci subito il suo avvocato Previti, poi Scalfaro gli disse: ma stiamo impazziti, il tuo avvocato ministro della giustizia, c'è conflitto di interessi. All'epoca si parlava ancora di questa cosa, il conflitto di interessi, che oggi è vietato anche soltanto nominare. E quindi ci misero poi Alfredo Biondi, che se non era zuppa era pan bagnato. Il problema si poneva quando Berlusconi perdeva le elezioni, e gli capitò due volte. Gli capitò dopo il suo primo governo nel 96, quando vinse Prodi, ma il centrosinistra gentilmente gli faceva scegliere anche quando perdeva il ministro delle poste e telecomunicazioni, che era Maccanico, e poi Cardinale, che era un ex del centrodestra, e poi Gentiloni, che come è noto è un amico di Confalonieri, insomma, non hanno niente da temere. Quindi se lo sceglieva sia quando governava lui sia quando governavano i presunti suoi avversari, i famosi comunisti, che si sono sempre messi d'accordo con lui per un piatto di lenticchie, ma anche gratis alle volte. Adesso c'era il problema: c'è chi farà il ministro della giustizia e il ministro delle poste e telecomunicazioni, o il sottosegretario, perché adesso le poste e telecomunicazioni è diventato un sottosegretariato dopo la riduzione dei ministeri. E quindi si è rifatto vivo con Salvini dicendo: oh, mi raccomando, sia chiaro che il ministro della giustizia e il ministro delle telecomunicazioni li prendi tu, poi te li indico io.
li travestiamo da leghisti, gli mettiamo la camicia verde, ma in realtà sono di Forza Italia, sono di Mediaset. E Salvini gli ha risposto: beh, vediamo, io conto uno e i 5 Stelle contano due, hanno avuto il doppio dei miei voti, vediamo. Infatti appena Di Maio ha sentito dire questa cosa ha detto: benissimo, la giustizia e le telecomunicazioni prendiamo noi. Berlusconi ha avuto un mancamento, perché per la prima volta nella sua vita l'idea di non controllare i due luoghi da cui ha sempre avuto favori, altrimenti sarebbe in galera e l'azienda sarebbe già fallita, lo sconvolgeva. E allora ha tentato l'ultima carta, ha detto: almeno le telecomunicazioni. E come è noto, l'altro giorno c'è stata la distribuzione delle deleghe dei sottosegretari e la delega alle telecomunicazioni non è stata distribuita, l'ha tenuta Di Maio insieme al Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro. Il Ministro dell'Economia, della Giustizia è Bonafede, che è un di maiano di ferro, e quindi Berlusconi in questo momento non tiene in mano le leve che ha sempre tenuto in mano in tutta la sua vita, perché la Lega non ce l'ha fatta ad accontentarlo. Del resto i 5 Stelle, se avessero ceduto alla giustizia o alle telecomunicazioni a un berlusconiano travestito da leghista, sarebbero finiti linciati da una parte dei loro elettori. Quindi questa è la situazione, una situazione che si è venuta a creare con un governo stranissimo, perché ovviamente ci sono la Lega e rappresenta elettori soprattutto settentrionali, in parte centrali, abbastanza benestanti, lavoratori o imprenditori. Dall'altra parte i 5 Stelle, che hanno avuto un grande successo soprattutto nel centro-sud, presso persone, certamente ci sono anche molti lavoratori, molti imprenditori, molti professionisti eccetera, ma ci sono anche molte persone che non hanno assolutamente nulla. Del resto il lascito del centro-sinistra dopo 7 anni di governo è il record della povertà assoluta, che è arrivata a 5 milioni di persone. Povertà assoluta vuol dire che non hai niente, zero, nada. E dall'altra parte il record del precariato, il boom dei contratti precari, arrivati addirittura a 3 milioni e mezzo contro circa 15 di lavori, di contratti di lavoro stabile a tempo indeterminato. Quindi una situazione esplosiva, ereditata non da governi di destra, come potrebbe uno immaginare venendo da fuori, da governi che si dicevano di sinistra e che hanno creato precariato e povertà. È per questo che la gente, che spera di trasformare il proprio contratto precario in un contratto più stabile, di avere magari un mutuo, di poter programmare una vita, un matrimonio, una convivenza, dei figli, si sono rivolti ai 5 Stelle per via della proposta del reddito di cittadinanza, ma anche per quella del reddito minimo, mentre chi vota la Lega l'ha votata soprattutto, secondo me, non tanto per i migranti, anche se Salvini parla solo di quello, perché se si parla di flat tax poi deve spiegarci con quali soldi la fa, ma secondo me si sono rivolti a lui soprattutto per la proposta di riforma della legge Fornero, sul tentativo di andare in anticipo, un po' in anticipo rispetto ai tempi biblici stabiliti dalla Fornero in pensione, e dalla flat tax, che teoricamente in America si chiama così perché è una tassa piatta, cioè un'aliquota unica che tutti pagano a seconda di quello che hanno e che naturalmente favorisce i ricchi, cioè quelli che pagano di più, questo è evidente. Il problema è quindi che gli elettorati dei 5 Stelle e della Lega sono molto diversi, vogliono cose diverse, e il governo ha una sola cassa, vuota, peraltro lasciata vuota da chi ha preceduto questo governo. Quindi se mai troveranno delle risorse dovranno concentrarle o in una direzione o in un'altra, non è che possono fare contemporaneamente reddito di cittadinanza, flat tax e riforma della Fornero. Però questo governo tiene insieme due forze così diverse, perché queste due forze sono accomunate da un comune denominatore praticamente formidabile, e cioè non avere governato negli ultimi 7 anni. Sono le uniche due forze che sono rimaste sempre all'opposizione del governo Monti, del governo Letta, del governo Renzi e del governo Gentiloni. Stare insieme all'opposizione è una cosa, stare insieme a un governo è un'altra.
L'altra cosa che le tiene insieme è che sono i partiti che hanno fatto il balzo in avanti alle elezioni, mentre gli altri hanno fatto il balzo all'indietro. Ma neanche questo basta a formare una coalizione coesa. E infatti hanno dato vita a un programma che è un contratto, cioè hanno detto: noi non siamo alleati, non saremo mai alleati, non ci presenteremo mai alle elezioni insieme, però siamo d'accordo di fare questo, questo, questo e quest'altro. Una parte è presa dal programma dei 5 Stelle, una parte è presa dal programma della Lega. Quello che non li accomuna sta fuori. E meno male che c'è quel contratto, molto, molto si è polemizzato all'inizio sulla storia del contratto, meno male che c'è il contratto, perché qua ogni volta che si alza qualcuno e dice facciamo questo, gli altri gli possono dire non sta nel contratto. Per esempio la chiusura dei porti, che non si può fare, cioè Salvini vuole vietare di arrivare nei porti italiani alle navi della Marina Militare Italiana, si può fare, non c'è niente. Meno male che non l'hanno scritto nel contratto. E che quindi se tenta di farlo, è evidente che puoi vietarlo alle ONG straniere, ma non puoi vietarlo alle navi della tua marina militare, questo è impensabile. Esattamente come quando il ministro del cosiddetto ministro della famiglia della Lega ha detto che le unioni degli omosessuali sono unioni di serie B, voleva farci tornare agli anni 50, anche lì è stato lo stesso Salvini a dirgli non è nel contratto, come non è nel contratto che Salvini decide chi va arrestato. Ecco, questo lo decidono i giudici, per fortuna, altrimenti ogni volta che uno va al governo fa arrestare tutti quelli che gli stanno sul culo e poi la volta dopo gli altri si vendicano, cioè stiamo scherzando, no? C'è la divisione dei poteri. Poteva nascere un governo meno eterogeneo? Poteva nascere, secondo me. Poteva nascere se succedevano due cose. Uno, che il centro-sinistra cambiasse pelle e sostanza. Che sinistra è quella che crea solo povertà e precariato? È una sinistra fallita, e infatti fa vincere la destra e fa vincere i cosiddetti populisti. Ma dato che poi le sinistre, bene o male, le possiamo chiamare come vogliamo, ma esistono in tutto il mondo, in America si chiamano democratici contro i repubblicani, ma terra si chiamano laburisti contro i conservatori, in Germania si chiamano socialdemocratici contro i popolari, ma insomma in Spagna si chiamano i socialisti contro i popolari, anche lì, ma in Francia si chiamano i socialisti contro i gollisti. E adesso che i gollisti e i socialisti sono tramontati, c'è un signore che si chiama Mélenchon, che ha formato un partito più di sinistra rispetto ai socialisti, e dall'altra parte c'è uno che noi considereremmo di centro e che fa il presidente della Repubblica e si chiama Macron, e che ha contro la sinistra, proprio perché fa le stesse politiche che in Italia ha fatto Renzi, creando precariato e povertà, e quindi è già impopolare dopo poco più di un anno che è stato eletto. Le idee della sinistra e le idee della destra uno le può battezzare come vuole, ma esistono in tutto il mondo e sono l'essenza della politica. Da questo punto di vista, in un paese pieno di poveri e pieno di precari, è evidente che le idee del reddito di cittadinanza, del salario minimo dei 5 Stelle sono delle idee più di sinistra, mentre le idee della flat tax, che andrebbe a vantaggio soprattutto delle persone più abbienti, di chi ha già, sono delle idee prevalentemente di destra. E non c'è niente di male né nella sinistra né nella destra. C'è di male quando chi dovrebbe fare la sinistra non fa più la sinistra, e quindi ovviamente, dato che il vuoto in politica non esiste, il vuoto viene sempre riempito da qualcun altro. Ed è quello che è accaduto con Berlusconi, sopravanzato da Salvini, e col PD mangiato dai 5 Stelle, e con la sinistra di Leo estinta praticamente. Il PD ha preso comunque ancora il 18% dei voti, avrebbe potuto sedersi a quel tavolo per andare a vedere, naturalmente un nuovo PD, non è pensabile che Renzi si sieda al tavolo con i 5 Stelle. Non è successo, non c'è stata nessuna capacità di rinnovamento. Non hanno avuto il coraggio, la forza, la capacità di prendere qualcuno giovane e di lanciarlo, o di prendere qualche amministratore in gamba che magari abbia vinto. Non andiamo lontano da qua, Zingaretti ha appena vinto le regionali in una situazione piuttosto difficile, nello stesso giorno in cui il PD perdeva a livello nazionale, e altri ce ne sono che funzionano di amministratori in giro per l'Italia.
quelli avrebbero potuto sedersi e fare discorsi concreti. Chi vive di rancori come Renzi, che rosica perché in 4 anni si è mangiato tutto, si è rovinato praticamente la carriera, tant'è che adesso sta puntando a una carriera televisiva, sapete che farà un programma probabilmente su Mediaset, sulle bellezze di Firenze, sarà una specie di Piero Angela del Nazareno. E, vabbè, così Berlusconi può finalmente pagarlo alla luce del sole, insomma, senza problemi. Ma Renzi ha impedito questa cosa, l'ha impedita con una strategia che è ancora più demenziale di quella di Berlusconi, perché Berlusconi in questo momento fa come l'orso, si finge morto perché non sa che altro fare. Magari poi è morto davvero, non lo so, però per il momento diciamo che si finge morto. Dall'altra parte invece hanno teorizzato proprio questa cosa, cioè il giorno dopo le elezioni loro hanno detto: gli elettori hanno deciso che noi dobbiamo stare all'opposizione, che è una cazzata immane nei sistemi proporzionali. Nei sistemi proporzionali non c'è nessuno che va di diritto al governo e di diritto all'opposizione. Perché? Perché nei sistemi proporzionali nessuno ha la maggioranza assoluta per governare da solo. Certo che se in un sistema proporzionale uno piglia il 51%, allora può dire: io sono stato mandato dagli elettori al governo. Ma se uno c'ha il 32, l'altro c'ha il 18, l'altro c'ha il 17, l'altro c'ha il 13, gli elettori non hanno deciso di mandare al governo nessuno. Gli elettori non possono decidere chi mandare al governo in un sistema proporzionale dove ci sono 7-8 partiti. Gli elettori possono decidere quanti voti prende il singolo partito, ma poi sta ai partiti vedere se riescono a mettersi insieme per fare 50. Quindi il giorno delle elezioni nessuno è fuori dal governo e nessuno è dentro, dipende da chi si mette d'accordo con chi, e spetta l'iniziativa a chi ha preso più voti. L'ha fatto la Merkel in Germania cercando alleati da una parte e poi trovandoli dall'altra, e così doveva accadere in Italia. Invece in Italia non si poteva fare perché c'era un partito che era arrivato comunque secondo e aveva preso il 18%, che aveva detto: gli elettori ci hanno mandati all'opposizione. Che è una cosa stranissima, tra l'altro, perché quando uno va a votare non lo sa come votano gli altri. Quindi come fai tu, nel momento in cui dai il tuo voto al PD, a decidere: io gli do il voto ma stavolta glielo do perché vada all'opposizione? Se voglio che vada all'opposizione non glielo do il voto. Ma quando mai un partito si basa sull'orientamento degli elettori che non l'hanno votato? Di solito ti basi sull'orientamento degli elettori che ti hanno votato. Il 18% degli italiani che hanno votato PD volevano mandarlo al governo, mica all'opposizione, se no votavano qualcun altro. Quindi già questa storia era una cazzata gigantesca. Infatti l'ha detta Renzi, che ne è un produttore di livello industriale, dato che gli altri dicevano: ma forse non è vero, ci hanno voluti mandare all'opposizione, forse chi ci ha votato è perché sperava che governassimo, se no perché ci hanno votato? C'è forse una seconda scheda dove uno scrive: ti voto però vorrei tanto che tu stessi all'opposizione? Non mi risulta. Come fai a saperlo? Cosa dici? Ma guardate che questi fanno politica di professione, dovrebbero almeno conoscere i fondamentali. Come diceva Mario Brega, te mancano i fondamentali, pure questa ti manca. E hanno cominciato a dire questa roba, e che quindi loro si ritraevano sull'Aventino, perché c'è un detto cinese: aspetta, siediti sulla riva del fiume e prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Ma come dice Gigi Proietti, se non lo ammazzi il nemico, il cadavere non passa mai. Quindi noi abbiamo questa scena, abbiamo tutti i dirigenti del PD tranne Renzi seduti sulla riva del fiume in attesa che passi il cadavere di Renzi, che però non passa perché a sua volta è seduto sulla riva di un altro fiume nella speranza che passi il cadavere di Salvini e di Di Maio. E naturalmente non passa nessun cadavere, né quello di Renzi, né quello di Salvini, né quello di Di Maio. Perché? Perché nessuno fa niente per farli fuori. E quindi i cadaveri non passano e stanno tutti lì in attesa, e la situazione è rimasta bloccata, perché alla fine uno può dire mi piace o non mi piace, ma il governo Lega 5 Stelle era l'unico governo possibile, non ce n'erano altri.
perché c'era il secondo partito d'Italia che diceva: noi non ci siamo per nessuno. E stavano lì. Perché? Perché Renzi ha detto: io adesso compro i popcorn e poi mi godo lo spettacolo. Pensate che spettacolo, no? Lo spettacolo della sua ininfluenza, della sua nullaggine, perché intanto fanno tutto gli altri, ovviamente. Mi godo lo spettacolo coi popcorn. State ultimamente molto ingrassato. Secondo me sta facendo delle overdose di popcorn aspettando lo spettacolo che non arriva, esattamente come il cadavere. Perché lui puntava allo schianto dell'Italia, cioè lui, la sua strategia è: facciamo rovinare l'Italia così poi gli elettori torneranno indietro. Io credo che nemmeno se ci fosse l'Apocalisse, quelli che ha perso riuscirebbe a riottenerli, però lui si illude e intorno a lui, questa è la sua grande fortuna da sempre, non c'è uno che abbia, non dico le palle, ma un capperino al posto delle palle da appoggiare sul tavolo per dirgli finalmente quello che tutti gli elettori vorrebbero sentirgli dire. Io l'ho visto l'altro giorno che li maltrattava, li brutalizzava, li bullizzava, gli diceva: faremo le primarie, io vincerò di nuovo e voi le perderete di nuovo. E non c'era uno che si alzasse e dicesse: sì, ma avremo il 5% nel frattempo, perché ce la cantiamo e ce la suoniamo tra di noi, poi quando andiamo in mare aperto ci menano ogni volta. Sono buoni tutti a vincere le primarie nell'orticello delle persone che hai nominato tu. Con la legge elettorale si è fatto tutto il gruppo parlamentare che voleva lui, la Boschi l'ha messa in 5 posti per essere sicuro che uscisse, cioè che entrasse, magari fosse uscito, uscisse eletta, entrasse in Parlamento. Sono buoni tutti a vincere quando hai deciso tu stesso i votanti, ma il problema è convincere gli elettori, non quelli delle primarie. E intorno a lui non c'è nessuno che abbia questo coraggio, tant'è che ogni volta scappano, ogni volta che lui li attacca quelli vanno via scuotendo il capo, ma non c'è nessuno che lo mette in minoranza, rinviano sempre alla volta successiva. Il più agguerrito, si fa per dire, è Calenda, che è una specie di Renzi con la pancia, che non si è mai capito da dove arriva, chi lo manda, cosa vuole. Si è iscritto al PD 1 mese fa, il giorno dopo che si era iscritto già dichiarava: badate che però potrei stracciare la tessera. E uno dice: ma fai un po' come ti pare, iscriviti, disiscriviti. Abbiamo vissuto tanti anni, io parlo per me, 53 anni e mezzo senza Calenda, credo che potremmo tirare avanti tranquillamente senza di lui anche per i prossimi 30. Ma voi avete mai sentito la mancanza di Calenda o l'esigenza? Vi svegliate la mattina dicendo: chissà che cosa fa Calenda. A me non è mai capitato, me ne frega assolutamente niente di Calenda, non si sa chi sia, da dove viene, cosa vuole. Si scrive, poi minaccia, fai un po' te, no? Ultimamente ha detto che il segreto è quello di andare oltre il PD, e si aspetta ancora un po', cioè manca proprio l'oggetto oltre cui andare, e ha detto che bisogna fondare un fronte repubblicano. È un nome anche sexy, quello di fronte repubblicano. Se l'Italia fosse alle porte di un pericolo monarchico, cioè se ci fosse la Casa Savoia che sta per tornare, uno fa un fronte repubblicano per impedire a Emanuele Filiberto e a quei dementi che gli vanno dietro di mettersi la corona in testa e di salire sul trono. Effettivamente un fronte repubblicano in quel caso servirebbe. Ma che ti viene in mente di chiamarlo fronte repubblicano? Cioè la gente dice: ma che vuol dire? Ma non c'era un partito repubblicano? Tra l'altro la sfiga che porta il partito repubblicano, il massimo che ha preso è il 5%, ma proprio quando gli andava di lusso alla Malfa o a Spallolini. Il fronte repubblicano, così i Savoia sono sistemati. Io, se fossi Calenda, lo chiamerei il fronte contro il precariato, cioè 3,5 milioni di voti potenziali. Il fronte contro la povertà assoluta, 5 milioni di famiglie di elettori potenziali. Il fronte repubblicano, no, ma quello per dirvi come sono ridotti questi poveracci, cioè una cosa terrificante. Adesso mi stanno rimandando la prima pagina con le novità di Mattarella che chiama Conte, che chiama Salvini, che chiama la nave.
pensate la vita che fa Conte con quello che vuole arrestare. Salvini si è detto stupito di non poter arrestare lui delle persone. È un paese straordinario. Sono stupito. Stupendo. Aspettate che do di nuovo il via libera, che qua è un delirio. Per fortuna chiudiamo a quest'ora, perché se no non andiamo in stampa. Quindi, stante l'indisponibilità di quelli dell'Aventino e del Popcorn, è evidente che l'unica alternativa erano le elezioni. Elezioni che si sarebbero tenute il 7 luglio. Cioè, se non fosse nato questo governo, noi domenica scorsa, 4-5 giorni fa, avremmo votato per le politiche, con rischio di confondere le cabine elettorali con quelle balneari, e soprattutto con una certezza che avrebbe vinto il centrodestra e che sarebbe andato al governo Salvini, ma non come ministro dell'interno, come presidente del Consiglio. Cioè, noi oggi avremo un presidente del Consiglio che dice: adesso ti arresto, ti metto le manette, eccetera. Che dice alle navi italiane: cosa ci fate nei porti italiani? Siamo navi italiane, marina militare, tra l'altro. No, nei porti italiani nessuna nave italiana, vergogna. E sarebbe presidente del Consiglio. E Berlusconi, nel frattempo riabilitato, che sapete che è stato riabilitato, può essere rieletto ministro della giustizia, per esempio. Quindi io, a tanti miei amici che ovviamente non dormono la notte perché hanno paura di Salvini, sopravvalutandolo anche secondo me, perché poi c'è un livello anche, io lo chiamo il cazzaro verde, perché se si avverasse un centesimo delle cose che dice ci sarebbe da preoccuparsi, ma per fortuna la Lega ci ha abituati già con Bossi a cazzate supersoniche che poi non si verificavano mai. Sembra sempre di vivere la stessa storia tutte le mattine, no? Come in quel film di Albanese. Abbiamo già vissuto questa storia, non è che Salvini è molto diverso dagli altri leghisti. Io ricordo quando Bossi attaccò il Belgio, non mi ricordo neanche per quale motivo, ce l'aveva col Belgio tutto intero, proprio dichiarazione di guerra al Belgio, fatta da una singola persona, tra l'altro è raro che una persona singola dichiari guerra al Belgio. Bossi dichiarò guerra al Belgio dicendo che era un paese di pedofili. Non si sa chi l'avesse informato, ci saranno sicuramente dei pedofili belgi, per carità, nemmeno tanto rinomati, tra l'altro non si capisce per quale motivo disse che era un paese di pedofili. E quando il governo italiano, il governo Berlusconi con Bossi ministro, rifiutò di firmare il trattato internazionale sul mandato di cattura europeo, che è quello che ci consente oggi di arrestare in Italia un terrorista che ha appena ammazzato qualcuno in Francia o viceversa, l'Italia non lo firmò perché Berlusconi aveva paura di essere arrestato dal giudice Garzón per lo scandalo Telecinco in Spagna, e Bossi giustificò quella cosa dicendo che l'Europa era Forcolandia, cioè voleva mettere tutti alla forca tranne i pedofili del Belgio. Aveva proprio questa fissa dei pedofili del Belgio, che facevano il trattato mandato di cattura europeo per arrestare tutti tranne i pedofili belgi, che sarebbero stati risparmiati non si sa in base a quali norme. Quindi ne abbiamo già viste di tutti i colori, per fortuna bisogna anche farci la tara, però sicuramente le elezioni avrebbero portato a quel risultato, e oggi noi non avremmo una persona sensata come Conte a premier, non avremmo un partito che conta il doppio della Lega, che tiene a bada Salvini quando la fa fuori dal vaso, avremmo Salvini premier e Berlusconi ministro. Questo ha detto chiaramente. Quindi chi ha paura di questo governo non sa che cosa ci siamo risparmiati con questo governo. Meglio un Salvi Mai oggi che un Salvini Berlusconi domani, direi, almeno questa è la mia valutazione. Poi ovviamente i governi si giudicano dalle cose che fanno, nel programma, nel contratto di governo sono alcune cose condivisibili, altre meno condivisibili, altre sono delle cazzate pazzesche, tipo quella della legittima difesa, che è un principio sacrosanto, intendiamoci, il diritto di ammazzare uno che ti sta per ammazzare è un diritto sacrosanto, ma come la vogliono fare i leghisti è un po' diverso. Cioè, tu puoi sparare a chiunque
entra in casa tua, ma speriamo che il lattaio si qualifichi o che la donna delle pulizie non sia vestita strana quel giorno, no? Perché a quel punto poi vi ricordate che il PD aveva fatto anche una legge per inseguire la Lega e stabiliva che si poteva sparare a chiunque in casa propria, ma soltanto dopo il tramonto, no? Che tanto era una cosa molto pericolosa, perché se spari durante il giorno tuo figlio dal ladro lo riconosci, mentre dopo il tramonto c'è anche il rischio che non li riconosce, che accoppi qualcuno dei familiari. Ma soprattutto poi il tramonto in che senso? I fusi orari, l'ora legale, diventava un casino. E se uno tira giù le tapparelle alle 11 del mattino è peggio che dopo il tramonto, allora puoi sparare. Entra uno e dice: scusi, abbasso un attimo le tapparelle così poi le posso sparare, aspetti lì. Cioè era una cosa semplicemente ridicola, e questo spiega per quale motivo l'opposizione non può fare opposizione, perché qualunque cazzata vogliono fare questi qua, gli altri l'hanno già fatta, o almeno l'hanno già detta, o almeno l'hanno già provata. Noi abbiamo un governo che gode di un consenso molto ampio. Conte è molto più popolare di quanto non lo fosse Gentiloni all'inizio, e voi direte ci vuol poco, Monti all'inizio, voi direte ci mancherebbe, ma è molto più popolare di tutti i suoi predecessori, anche se non si vede mai, o forse proprio perché non si vede mai e gli altri si vedevano troppo. Ma secondo me Conte è molto popolare anche perché ancora ce lo ricordiamo chi c'era prima. Cioè quando uno viene da 25 anni di Berlusconi, D'Alema, per citare soltanto i premier, Dini, Amato, lasciamo stare Prodi, che almeno il primo governo fece delle cose buone, ma il secondo governo Prodi c'era dentro da Mastella a Turigliatto, era una specie di caravanserraglio, Monti, quel povero Letta, poi Renzi, e Berlusconi altre due volte. È evidente che quando arriva Conte uno dice: ah, cioè deve stuprare dei bambini per essere sputtanato dopo quello che abbiamo visto prima, deve rapinare delle banche perché la gente lo trovi più immorale di quelli che l'hanno preceduto. E infatti gode di questa luna di miele che secondo me durerà molto, proprio per questa ragione, perché ci ricordiamo chi c'era prima. E l'altra ragione è che Conte non era ancora arrivato ed era già stato massacrato dai giornali che avevano leccato i piedi a tutti i precedenti governi. È una cosa, io mi ricordo, io non lo conosco Conte, non l'ho mai visto né conosciuto, magari un cretino totale, come magari è in gambissima, non lo so, lo vedremo. Ma a me quello che ha colpito è che non aveva ancora prestato giuramento, non si era ancora presentato con la lista dei ministri, non aveva ancora parlato in Parlamento per la fiducia esponendo il suo programma, era stato semplicemente indicato, era un nome e si conosceva il fatto che insegna diritto all'Università di Firenze, che è un uomo che si è fatto da solo, che viene da una famiglia umile della provincia di Foggia, che i suoi genitori sono devoti di Padre Pio e poche altre cose. Improvvisamente i giornali hanno cominciato a dipingere un deficiente come un signor nessuno, come un pirla, come uno che ci avrebbe coperti di ridicolo nel mondo. Io ricordo questi qua che osannavano Berlusconi, D'Alema, Renzi, Napolitano, eccetera, quelli sì ci hanno fatto fare delle figure di merda a livello mondiale, che diceva: ve lo immaginate Conte, questo signor nessuno, davanti a Obama, davanti a Trump, davanti alla Merkel, davanti a Macron. Poi il caso ha voluto che proprio nel primo mese l'abbiamo visto vicino a tutti, perché è andato al G7 e non mi pare che abbia fatto brutte figure. Ora, è chiaro che era meglio quando avevamo quello che faceva le corna nelle foto di gruppo, quello che faceva apprezzamenti pesanti alla moglie di Obama mentre questo ha fatto il baciamano, o gente che non conosceva nemmeno l'inglese. Questo gli parlano in inglese, capisce e risponde, gli parlano in tedesco, capisce e risponde, gli parlano in francese, capisce e risponde, conosce l'italiano, cosa rarissima per i nostri standard, no? E l'hanno massacrato, ma senza che avesse potuto fare niente. Poi magari uno farà delle cazzate e lo scriveremo, ma c'era questa prevenzione, questo pregiudizio universale, io l'ho chiamato,
che lo ha reso subito simpatico e gli ha fatto un favore da niente, tra l'altro, perché è chiaro che se le aspettative create dai media sono così negative, per cui il minimo che ci possa capitare è la fine del mondo col governo Conte, l'uscita dall'euro sarà niente al confronto, lo sprofondo dell'Italia nel mar Mediterraneo, il fallimento, bruceranno i nostri risparmi. Vi ricordate Mattarella quando ha detto di no a sto povero ministro Savona, 80 anni pure lui, sembrava che volesse incenerire tutti i nostri risparmi, portarci fuori dall'euro, lo spread, non è successo assolutamente niente. Beh, questo era l'allarme che veniva lanciato, ci sarà una catastrofe, le sette piaghe d'Egitto, le maledizioni, sembravano le fattucchiere, non i giornali, dice, 7 anni di guai e cosa. Dopodiché quello si è insediato, la gente l'ha visto, ha detto, si presenta bene, parla bene, sa le lingue. Quando non ha più niente da dire finisce anche di parlare, che è una splendida cosa, mentre quegli altri, quando non avevano più niente da dire, cominciavano a parlare e a blaterare. Mi pare che dica le cose solo dopo averle fatte, senza promettere e annunciare niente. Ma io devo dire la verità, ma ci si accontenta di poco. Però avessimo avuto gente così negli ultimi anni, forse Gentiloni, ecco, era uno che per educazione e per stile somigliava un po' a lui. Per il resto abbiamo avuto gente con le mani in tasca, gente che faceva Disney 5 e diceva Angela, Angela, Raffaele, Emanuele, tutti per nome, li chiamava per nome i giornalisti applaudivano, era una smodatezza continua e una tensione continua che per fortuna questo qua ha messo da parte, ed è la sua fortuna che lo abbiano massacrato. Perché se adesso non si verifica almeno l'apocalisse, la gente dirà, oh, l'abbiamo scampata bella, ci avevano promesso l'apocalisse, guarda come bravo Conte, siamo solo falliti, ma non è ancora l'apocalisse. Questo è il suo bonus, firmato da tutti i grandi media, che ovviamente sono orfani perché le elezioni le hanno perse anche loro, visto che non hanno più i loro amichetti nei posti giusti, e ancora di più le hanno persi i loro editori, da Caltagirone a De Benedetti a tutti gli altri che con quei governi di prima hanno sempre fatto affari. E poi naturalmente c'è il ricordo di quello che ci è successo in passato. Per questo io, anche se adesso il nostro sembra un po' così in disarmo, se credo di aver fatto una cosa abbastanza utile con questo libercolo, proprio perché, ve lo cito perché me ne sono un po' appuntate, ricordarci anche quello che gli abbiamo consentito di fare in tutti quegli anni aiuta a spiegare perché adesso questi ne dovranno fare veramente di tante, di grosse, per riuscire a diventare impopolari come quelli che li hanno preceduti. Quindi, a mo' di promemoria, concludo con 2 o 3 citazioni. I giudici sono matti, antropologicamente diversi dal resto della razza umana. Sono proprio matti per il mestiere che fanno. 9.000 giudici, tutti matti. Nella stessa intervista a un giornale inglese, The Spectator, rilasciata a Villa Certosa in piena estate, disse: Mussolini non ha mai ucciso nessuno, anzi mandava gli oppositori in vacanza nelle isole, e quelli si lamentavano pure. Non successe un casino perché l'intervista fece un certo scalpore. All'epoca sdoganare il fascismo non era così usuale come oggi, e Berlusconi tentò di riparare al danno che aveva fatto all'Italia a livello internazionale, solo che, come sempre lui fa quando cerca di parare al danno, lo peggiora. I veneti dicono peso il tacon del buso, cioè peggio la toppa del buco. Infatti lui, per giustificare le cazzate che aveva detto ai due giornalisti inglesi, disse: eravamo alla seconda bottiglia di champagne, cioè si è dato dell'ubriacone per giustificare il fatto che diceva delle cazzate, come se lo stato di ubriachezza per un presidente del consiglio che parla con la stampa estera fosse un attenuante, cioè come se uno viene preso per la strada che va a sbattere, che distrugge 4 macchine perché vai 300 all'ora con la sua, e dicesse al vigile: vabbè, ma ero ubriaco. E uno dice: peggio ancora, è un aggravante, non è un attenuante. Pensate, uno che guida un paese che per giustificare un'intervista dice: vabbè, ero ubriaco, fratico, cosa volete che sia. Naturalmente non era vero che era ubriaco, era sobrissimo. Infatti i giornalisti dissero: ci ha offerto 2 tè alla menta, per niente, nessuno champagne se l'ha inventato.
Una sera andò a porta, Bertinotti gli citò una frase del babbo dei fratelli Cervi, tutti e sette morti durante la Resistenza, e Berlusconi disse: la ringrazio, sarò lieto di andare a trovare il padre dei fratelli Cervi quanto prima. Era morto 32 anni prima. A volte confessava, questa è meravigliosa: ho avuto 39 minacce di morte, alcune delle quali serissime. Cioè le altre le aveva inventate, no? Però alcune erano serissime. Lo diceva lui. Un'altra volta, subito dopo il contratto con gli italiani da Vespa, buonasera, che dite? Volevo fare un po' di applausi per la coerenza, comunque, che apprezziamo sempre. Ma io non riesco, no, ma non so cosa c'è, non so cosa c'è scritto io. No, giovani democratici. Errare è umano, perseverare è travaglio. Lo so, purtroppo sono recidivo. Siccome io sono l'associazione che lo presenta, ti faccio presente che ho 71 anni, non sopporto, vabbè, ma non è questo, non sopporto l'abusi di nessuno. Allora c'è qualcosa da dire su questo. Allora c'è qualcosa da dire. Qua siamo su un abuso bello grosso. Allora, signora, si accomodi. Ogni anno facciamo questa gag. Avrebbe fatto attenzione al posto, al luogo, cioè, alla scelta del luogo, l'aveva detto, quindi sì, nel sì. Senso un minimo di coerenza. Io l'anno scorso ti ho detto che io rispondo delle cose che dico io e che faccio io sono qui a parlare di un mio libro, sono stato invitato, ci sono delle persone che mi ascoltano, chi non mi vuole ascoltare non mi ascolta. Io non so di che cosa mi devo giustificare e soprattutto tu dovresti giustificarti di avermi interrotto, ok? Benissimo. Io non ho interrotto proprio niente. Io non ho interrotto niente. Ma perché? Tu dovresti organizzare. Fatemi parlare, scusate, non è democratico. Benissimo. Anche loro hanno una cosa. E quindi? Dove stavano 2-3 anni fa? Il giornalista denunciava gli abusi. Bene. E quindi? Adesso non stiamo qui per ascoltare. E quindi mi hanno invitato a presentare un libro? Benissimo. E infatti sei libero di non venirci. Tutti sono liberi. Domani direte ad Augias che è complice, dopodomani direte a chiunque venga qua che è complice, ma con che logica ragionate? Ma io se mi invitano altri posti vado in altri posti. Ma bisogna stare tranquilli, ragazzi, bisogna stare tranquilli. Allora io ti ripeto che io vado dove mi pare e dove mi invitano. Ok? Tu hai la possibilità di disturbare non me, delle persone che stanno ascoltando un incontro che hanno deciso liberamente di venire ad ascoltare. Assumitene la responsabilità, se sei contento goditela. Adesso tornerai a casa e sarai felice
di avere rovinato la serata delle persone. Complimenti, bravo. Bravo. Sì, va bene, violenza, ti stanno usando violenza, sì, ti stanno usando violenza. Ma va, figurati, ci mancherebbe altro. Signori, io vi chiedo scusa. Anche per noi, dopo di che questa è la legalità, Se Berlusconi mi invita e gli dico tutto quello che penso di lui. Ma tu hai presente che stai continuando a citare un articolo che è stato pubblicato dal mio giornale? Cosa facciamo? Tutti gli anni la stessa gag, lo stesso articolo, eccetera, eccetera? Io sono tutti gli anni qui a parlare di un tema che mi è stato assegnato a delle persone che sono venute qui per sentire parlare di quel tema. Bene, voi organizzate le vostre iniziative, verrà della gente e se qualcuno verrà a disturbarvi avrete il diritto di protestare come stanno protestando loro, perché state disturbando loro. Dopodiché, sai, la libertà di parola finisce con la legalità e questo non è legale. Non siamo legali per portare voi qui, ci andate e poi tornare qua, qualcosa è cambiato, che cosa è successo, vogliamo sapere questo. Non c'entra, perché è il direttore di un giornale, perché ha permesso la pubblicazione di articoli che dicevano che questo è abusivo e lui 2 anni dopo sta qua e quel giornalista ha smesso di scrivere. Signore, ma è abusivo, andiamo a chiudere, è abusivo. Ma lei risulta che uno sia onnisciente, conosca tutto quello che succede nel mondo. Io non lo sono onnisciente. Va bene. Io stavo concludendo il mio discorso e quindi affretto la conclusione, perché siamo stati anche quest'anno protagonisti di questa gag e quindi, nostro malgrado, la rifaremo anche l'anno prossimo. Quando mi verrà rinfacciato per il terzo anno. Bene. Benissimo. Qualcuno che sta qua in mezzo se la deve ricordare. Benissimo. Il mare lo rivolgono i cittadini. Io vi ringrazio per aver partecipato, ringrazio chi mi ha invitato e ringrazio i nostri amici per la loro visita annuale, i giovani democratici che dovrebbero rivolgersi agli anziani democratici affinché le leggi per le spiagge libere
le approvino, visto che hanno sempre difeso i monopolisti. Bene, quando eravate al governo, leggi contro gli stabilimenti balneari, non me ne ricordo, e può essere che mi siano sfuggite. Ma io mi auguro che le vostre battaglie vengano. Sì. Io vi auguro di ottenere. Bene. Benissimo. Bravo. Benissimo. Aspetto sempre lezioni di giornalismo da tutti, compresi voi. Ci vediamo il prossimo anno qui sicuramente, e voi mi rinfaccerete un'altra volta di avere pubblicato un articolo. Questa è la cosa meravigliosa. Complimenti. Ma la coerenza. Devo cambiare partito. Va bene. Va bene. Ciao. Bene. Bene. Prenderò ripetizioni da voi in fatto di coerenza. Sì. Prendo ripetizioni da voi sicuramente. Grazie. Grazie, buonanotte. Scusate, ci sono i rappresentanti delle biblioteche che devono venire a ritirare due libri. Non ce l'hanno data, pezza di retina! Ascolti, chi deve ritirare i libri viene qua, e chi li vuole firmare che l'ha comprati può anche venire. Grazie a tutti.